Ci troviamo a Spineda, siamo ovviamente in provincia di Cremona, ma soprattutto siamo in un vigneto, perché siamo alle Cantine Caleffi, loro sono gli unici produttori di vino in provincia di Cremona. Sembra quasi impossibile da credere, eppure anche il nostro territorio è in grado di regalare dell'ottimo vino. Lambrusco, nel dettaglio. Succede alle Cantine Caleffi di Spineda, una nuova attività che inaugura ufficialmente tra un mese. Un'idea nata come conseguenza al difficile momento che sta vivendo il settore zootecnico. La nostra azienda è un'azienda di 110 ettari, nasce con vacche da latte e tori, però ultimamente, come ben sappiamo, la crisi del mercato zootecnico sia del latte che della carne è piuttosto nera. E quindi abbiamo deciso di ampliare in un ramo della nostra azienda con il vino. E quindi, come vedete, abbiamo un vigneto di 30 anni, che è il nostro vigneto storico, che è la madre del nostro vino, e poi abbiamo i vigneti nuovi che stiamo piano piano ampliando per piantare. Quello di Spineda, proprio per la sua posizione, è forse l'unico comune della nostra provincia ad essere adatto alla produzione di vino. La punta di Cremona è la spina all'interno del territorio mantovano, da cui nasce il nome di Spineda. È un terreno molto argilloso, è un terreno molto vocato a questo tipo di coltura, è un terreno comunque alto rispetto ai confinanti Casalmaggiore o Martignana o Gussola, perché comunque noi siamo ad un'altezza molto importante rispetto a questi paesi. Si dice che la storia, la leggenda narra che la punta del campanile di Casalmaggiore sia alta come gli scalini del Duomo di Spineda. L'appuntamento ora è con domenica 27 maggio per l'inaugurazione ufficiale delle cantine. Una giornata all'insegna del buon vino e del buon cibo del territorio, aperta gratuitamente a tutti. Ma i titolari raccomandano la prenotazione perché si attendono centinaia di persone. D'altronde il vino cremonese, che soltanto a dirlo sembra un paradosso, non può che attirare tanta curiosità.